Buongiorno a tutti. Oggi cominceremo a parlare della seconda guerra di indipendenza. Dividiamo questo capitolo in due parti, una prima lezione adesso e un'altra con la spedizione di Garibaldi e l'Unità d'Italia la volta prossima. Allora, partiamo dal Piemonte. Abbiamo visto che il Piemonte durante la prima guerra di indipendenza ne esce con le ossa rotte, viene sconfitto due volte, Cavour diventa primo ministro. È consapevole della debolezza del Piemonte, vuole avvicinarsi alla Francia. Solo l'aiuto politico e militare della Francia potrà consentire al Piemonte di cacciare gli austriaci dal Lombardo-Veneto e conquistare quelle regioni. Si gioca tutte le carte possibili e immaginabili. Cavour partecipa alla guerra di Crimea. Della Crimea gli importava poco o nulla, gli importava avvicinarsi politicamente alla Francia, no? Supportando lo sforzo bellico di Napoleone III. Partecipa poi alla conferenza di pace del 1956, quella che si apre subito dopo la guerra di Crimea. Ecco, in quegli anni Cavour cerca di fare di tutto per poter ottenere una convergenza di interessi politici e militari con la Francia di Napoleone III. E tra le varie cose che mette in campo Cavour, ce n'è una in particolare che merita di essere citata. E Cavour nel 1955 spedisce a Parigi Virginia Oldoini, che vedete qui nella slide sulla sinistra, nota anche come la contessa di Castiglione. Qual era lo scopo di questa spedizione? La contessa di Castiglione doveva diventare l'amante ufficiale di Napoleone III. Doveva farlo innamorare e attraverso l'ars amandi, di cui la buona Oldoini era esperta perché già in precedenza aveva avuto diversi fidanzamenti importanti, tra l'altro aveva solo 18 anni in quel momento lì, attraverso l'ars amandi la contessa di Castiglione doveva far invaghire di se stessa Napoleone III e sensibilizzarlo alla causa italiana. E c'è da dire che ci riuscì in qualche modo. Partì per Parigi e divenne l'amante ufficiale di Napoleone III, con buona pace evidentemente della regina, dell'imperatrice Eugenia, la consorte di Napoleone. E il ruolo di Virginia Oldoini, anche se poi è stato messo in discussione dagli storici, dovette influire in qualche modo su Napoleone III, appunto avvicinandolo alla causa dell'Italia e degli italiani. Rattazzi definì la contessa di Castiglione come la vulva d'oro del Risorgimento. Ecco, questo per dire che Cavour si giocò tutte le carte disponibili, anche quelle, come dire, più a luci rosse, per così dire. Però fu un altro episodio decisivo che avvicinò Napoleone al Piemonte, e cioè l'attentato di Felice Orsini. Felice Orsini era un mazziniano. Non aveva mai perdonato a Napoleone III l'intervento a Roma nel 1849, quando i francesi misero fine a quella breve esperienza della Repubblica Romana, quella no, creata da Mazzini, Garibaldi, Saffi e tutti gli altri, e pertanto giurò di fargliela pagare. E Felice Orsini confeziona tre bombe artigianali, che poi diventeranno note come bombe all'Orsini, bombe che vennero stipate di chiodi in modo tale che alla detonazione avessero un impatto il più distruttivo possibile, e nel 58 scagliò tre bombe, appunto, all'Orsini contro la carrozza reale che stava trasportando Napoleone III e la moglie, e fece una strage. E morirono 8 persone, ne rimasero ferite più di 100, che voi potete immaginare, no? I chiodi che esplodono con la bomba diventano schegge, proiettili impazziti che uccidono, che amputano, che sbudellano, cioè una cosa tremenda, insomma. Però
i regnanti, Napoleone III e la moglie, rimasero illesi. Felice Orsini riuscì a fuggire nel caos generale, poi venne arrestato e condannato a morte. Prima di morire, però, scrisse una lettera a Napoleone III in cui lo invitava caldamente, tra le righe forse lo minacciava caldamente, ad interessarsi della questione italiana per liberare la penisola dagli austriaci, altrimenti altri ne sarebbero arrivati dopo di lui, dopo Felice Orsini, utilizzando questi metodi che più di qualcuno ha considerato metodi terroristici, anche se c'è da dire che Felice Orsini è considerato un patriota. Ci sono piazze e vie dedicate a Felice Orsini. Classico esempio di come un fine considerato positivo e nobile, l'unità d'Italia, possa redimere e sublimare i mezzi con i quali si perviene a quel fine lì. Pensate, piccola curiosità, che queste bombe all'Orsini, cosiddette, divennero così famose e così purtroppo utilizzate dai gruppi anarchici internazionali che sono finite scolpite anche sulla Sagrada Famiglia di Barcellona, nota opera di Gaudì. Sagrada Famiglia è piena di simboli, è piena di sculture, è piena di riferimenti sia religiosi che filosofici. Ecco, un piccolo particolare lo vedete qui, è scolpito sulla Sagrada Famiglia. Vedete qui sulla destra la faccia di un demone che con la mano, questa qui, porge, vedete, una bomba all'Orsini. Questa qui è la classica bomba all'Orsini ad un lavoratore. L'opera è chiamata La Tentazione dell'Uomo. Tentazione dell'uomo satanica, utilizzare la violenza, anche quella più becera, quella più feroce, per far valere le proprie ragioni politiche e per sovvertire l'ordine sociale. Ecco, Felice Orsini compì questo attentato, l'attentato andò male, ma Napoleone III rimase così impressionato e così scosso dal pericolo scampato che decise di, come dire, concretizzare maggiormente quel buon rapporto politico che ormai da qualche anno stava allacciando con il Piemonte di Cavour. Un po' la guerra in Crimea, un po' la conferenza di pace del 56, un po' la buona contessa di Castiglione sotto le lenzuola, un po' Felice Orsini, un po' la volontà di Napoleone III di sostituire l'influenza francese nella penisola italica all'influenza austriaca. Ecco, tutti questi elementi piano piano spinsero Napoleone III nelle mani di Cavour, per così dire. E infatti, in quello stesso 1858, Cavour e Napoleone III si incontrano a Plombières, in Francia, una località termale francese. E in quell'incontro stabiliscono il nuovo assetto geopolitico che l'Italia avrebbe assunto in seguito ad un'alleanza tra Piemonte e Francia. Ecco, gli accordi di Plombières, vedete nella cartina, prevedevano quanto segue. Qui vedete la penisola italica. Da notare che la penisola italica in questo accordo viene divisa in tre regni: un'Italia del nord, un'Italia del centro e un'Italia del sud. Questa divisione in tre regni dell'Italia era forse la più conforme per la penisola di quel momento, cioè una suddivisione politica che rispettava le diversità storiche, secolari, che risultava anche la più efficace per gestire problematiche di ordine interno, ed era anche forse la più coerente con il diritto europeo di quel momento. Voglio sottolineare questo, che né Napoleone III né Cavour pensavano minimamente ad unificare politicamente la penisola italica. Non era nel loro orizzonte politico. Entrambi avevano le idee molto chiare, no? L'Italia doveva essere divisa in tre regni. Non si parlò per nulla di unità d'Italia. Tanto è vero che Cavour, pochi anni prima, lo aveva detto chiaramente. Secondo lui, l'Italia poteva essere divisa in due grandi aree, l'Italia del nord e l'Italia del sud.
Poi Cavour, a dire il vero, al sud non c'è mai andato, non è nemmeno mai stato a Roma, quindi aveva delle notizie piuttosto frammentarie sulle legazioni pontificie, sul regno delle due Sicilie. Però di questo era certo, cioè lui affermava, Cavour, che al di sotto della Toscana, in qualche punto non meglio precisato, la cultura fosse diversa. La cultura dei meridionali era una cultura o una civiltà di stampo africano, pensava Cavour, diversamente invece dall'Italia centro-settentrionale che aveva dato vita ad una civiltà di stampo europeo. E Cavour non voleva, non solo riteneva irrealistico unire queste due civiltà, ma lo riteneva anche controproducente. Molto meglio sarebbe stato per il Piemonte occuparsi solo delle cose proprie, cioè del nord Italia, dar vita ad un regno dell'Alta Italia, che è esattamente quello che poi venne ipotizzato, anche se poi non verrà realizzato, a Plombières. Attenzione che Cavour non era l'unico a pensarla in questo modo, e non è l'unico che espresse giudizi pesanti e talora fortemente offensivi nei confronti dei meridionali, perché molti esponenti di massima visibilità dell'élite liberale piemontese e non solo del tempo, se ne uscirono con dei commenti estremamente sprezzanti nei confronti dei meridionali. Cito qualche esempio perché attraverso il linguaggio si capisce molto meglio qual era il clima culturale e politico del tempo. Per esempio, Luigi Farini affermava, stiamo parlando sempre di massimi esponenti liberali o repubblicani, definiva il sud Italia una cancrena, sono tutte citazioni. Massimo D'Azeglio paragonava il meridione ad un vaioloso, perché lui diceva unirsi al Piemonte, cioè unire politicamente, scusate, unirsi al Mezzogiorno, quindi unire politicamente il Piemonte e il Mezzogiorno, sarebbe, diceva D'Azeglio, come andare a letto con un vaioloso, cioè si contrae un morbo mortale. Ma ancora, Diomede Pantaleoni, il sud Italia è un'ulcera. Carlo Nievo, i meridionali sono una razza di briganti. Aurelio Saffi, braccio destro di Mazzini, il meridione è un lascito della barbarie alla civiltà del XIX secolo. Commenti sprezzanti, estremamente offensivi, molto duri, che riflettono bene la mentalità del tempo, e cioè come presso l'élite liberale settentrionale e piemontese in particolare, non era minimamente ipotizzabile un'unione col Sud Italia. E il Sud Italia tutto sommato ricambiava. In Sicilia non, la parola Italia, la stessa parola Italia, era pressoché sconosciuta, non solo nel settentrione, ma anche nel meridione. Insomma, erano due realtà culturali molto diverse, che nemmeno si strizzavano l'occhio tra di loro. Concretamente, come avrebbe dovuto suddividersi la penisola italica secondo gli accordi di Plombières? Lo vedete nella cartina, no? L'Italia sarebbe stata divisa in tre stati. Il Lombardo-Veneto e l'Emilia-Romagna sarebbe andata ai Savoia e quindi finalmente il sogno espansionistico di Torino si sarebbe avverato. A loro volta però i Savoia avrebbero dovuto cedere la regione della Savoia, regione originaria della casa regnante, e infatti la casa regnante era una casa omonima, no? Dei Savoia. I Savoia avrebbero dovuto cedere la regione della Savoia e la città di Nizza alla Francia. L'Italia centrale, invece, sarebbe stato il risultato della fusione di due stati, lo Stato Pontificio e la Toscana, e sarebbe stata assegnata ad un aristocratico francese da designare. Il regno delle due Sicilie sarebbe rimasto tale quale, ma sarebbe stato sottratto ai Borbone e anch'esso assegnato a un altro principe francese o un aristocratico francese da designare. Il Papa avrebbe conservato
la giurisdizione su Roma e i dintorni, fondamentalmente il Lazio, e sarebbe diventato presidente onorario dell'intera federazione, perché questi tre regni dell'Alto Italia, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale si sarebbero poi uniti non in uno stato unico, ma in una federazione di stati, alla cui presidenza onoraria sarebbe assurto il pontefice. Questi erano un po' gli accordi presi tra Cavour e Napoleone III a Plombières. E questa convergenza politica tra Cavour e Napoleone III si basava però su delle progettualità, delle intenzionalità molto diverse. Napoleone III pensava e sperava, con questo assetto stabilito a Plombières, di sostituire nella penisola italica l'influenza francese con l'influenza austriaca. L'Italia sì, sarebbe stata una federazione autonoma, ma legata a doppio filo con le sorti della Francia. Non fosse altro perché Centro Italia e Sud Italia sarebbero poi finite in mano ad un aristocratico francese. Cavour ovviamente aveva tutt'altra idea, e cioè egli pensava che cacciando gli austriaci dal Lombardo-Veneto, il Piemonte avrebbe assunto il ruolo del liberatore, quantomeno del nord Italia, e avrebbe esercitato una fortissima attrazione nei confronti delle regioni dell'Italia centrale, che a quel punto lì, liberatesi dagli austriaci, perché vi ricordo che gli austriaci possedevano il Lombardo-Veneto, ma di fatto molti regni e regioni o meglio, regioni del nord Italia dipendevano militarmente dal supporto austriaco. Per cui, cacciati gli austriaci dal Lombardo-Veneto, anche molte regioni del centro Italia avrebbero avuto le mani libere e a quel punto avrebbero chiesto spontaneamente l'annessione al Piemonte, cosa che negli accordi di Plombières ovviamente non era contemplato. Per cui entrambi, Cavour e Napoleone, si giocano le proprie carte, no? Pensando che quegli accordi di Plombières facessero ciascuno il proprio gioco. Chiaro che non potevano avere ragione tutti e due. La storia poi vedremo a chi darà ragione, se ai progetti di Napoleone o se ai progetti di Cavour. Affinché si concretizzasse questo progetto, però, c'era bisogno di una cosa fondamentale, una conditio sine qua non, e cioè bisognava fare in modo di scatenare una guerra contro l'Austria, ma di fare in modo che fosse l'Austria a dichiarare guerra per prima. Napoleone era stato molto chiaro. Se fosse stato il Piemonte a dichiarare guerra all'Austria, la Francia non sarebbe intervenuta con i propri militari. D'altro canto, il Piemonte ormai l'aveva capita. Scatenare un'altra guerra d'aggressione contro l'Austria senza nessuna minima parvenza di giustificazione morale sarebbe stato un suicidio. Prima guerra di indipendenza, docet. Per cui bisognava trovare il modo di far sì che almeno formalmente, che almeno in apparenza, fosse l'Austria a dichiarare guerra al Piemonte. A quel punto lì sì, il Piemonte avrebbe potuto reagire come nazione offesa, avvalendosi del supporto dei militari francesi, che potevano intervenire spacciando il proprio intervento come un contributo alla difesa del Piemonte, vittima di turno. Quindi Cavour cominciò a scervellarsi, nel vero senso della parola, per trovare un giusto casus belli, cioè per provocare l'Austria a tal punto da indurla a dichiarare guerra al Piemonte. In genere, voglio dire, gli stati sperano di non essere attaccati. Ecco, in questo particolare frangente storico, il Piemonte, e cioè Cavour, sperava di essere attaccato dall'Austria, perché solo in quel modo sarebbe scattata la trappola, sarebbero intervenuti i francesi e il Piemonte avrebbe avuto buone chance di conquistare il nord Italia. Però
Naturalmente l'Austria non sapeva che, non avrebbe dovuto sapere, infatti questi accordi di Plombiera erano segreti, che attaccando il Piemonte avrebbe provocato l'ingresso in guerra anche della Francia. Cavour cerca in tutti i modi di provocare questo casus belli. E una prima idea era questa: istigare una rivolta a Massa e a Carrara, due città che in quel momento dipendevano dal duca di Modena, che era imparentato con gli Asburgo d'Austria. Dei sobillatori avrebbero scatenato queste rivolte a Massa e a Carrara, e i rivoltosi avrebbero chiesto formalmente aiuto a Torino, che ovviamente non sarebbe emerso nel suo ruolo di sobillatore. Torino avrebbe respinto la richiesta d'aiuto dei rivoluzionari, ma avrebbe formulato una protesta così dura diplomaticamente nei confronti dell'Austria da provocare una risposta altrettanto dura da parte di Vienna o del Lombardo-Veneto. In questo modo sarebbe nata della tensione diplomatica, per cui Torino avrebbe risposto con un altro proclama, Vienna con un altro proclama, e di tensione in tensione a un certo punto, forse, magari, c'era da sperare, questa era la mentalità di Cavour, sarebbe scoppiata una guerra dichiarata dall'Austria. Per cui si mettono in moto gli agenti della Società Nazionale, la società guidata da Giuseppe Lafarina, di cui avevamo già parlato, per scatenare una rivolta a Massa e a Carrara, e tuttavia i risultati furono estremamente deludenti, nonostante tutti gli sforzi profusi. Tanto è vero che lo stesso Napoleone III rimase estremamente deluso dal constatare che non scoppiavano rivolte, perché l'impressione che aveva avuto dall'attentato di Felice Orsini, dalla determinazione di Orsini e dalla lettera che aveva scritto prima di essere condannato a morte, era che in Italia come dire, il dissenso e il rancore nei confronti degli austriaci fosse molto maggiore. E invece dovette amaramente constatare che non era poi così facile scatenare una rivolta. Cavour non demorde. Seconda strategia, quella che poi sarà vincente, la strategia militare, della tensione militare. E subito dopo gli accordi di Plombières, mentre si cerca di stigare questa rivolta a Massa a Carrara, più o meno contemporaneamente, il Piemonte chiama a raccolta l'esercito e disloca diversi contingenti proprio sul confine col Lombardo-Veneto, con la Lombardia. E diversi contingenti militari affluiscono sul Ticino, che era il fiume che segnava il confine tra le due regioni, e cominciano delle manovre militari piuttosto sinistre e inquietanti. Chiaro che gli austriaci che stavano dall'altra parte, che vedevano a pochi chilometri di distanza tutto questo andirivieni di uomini, di mezzi che si esercitavano, cominciarono ad impensierirsi, cioè cominciarono a pensare che qualcosa stesse bollendo in pentola. Quindi comincia piano piano ad aumentare la tensione politica e militare. Ma non solo, il Piemonte arruola anche diverse migliaia di volontari che cominciano a giungere in Piemonte un po' da tutta Italia, fiutando questi venti di guerra che andavano profilandosi all'orizzonte. Vengono creati due corpi di volontari, i cacciatori degli Appennini e i cacciatori delle Alpi. E chi venne messo a capo dei cacciatori delle Alpi? Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, che era il simbolo dei rivoluzionari, il simbolo del patriottismo, colui che aveva dichiarato guerra ideale all'Austria per la liberazione dell'Italia. Ecco, il solo fatto che Garibaldi fosse stato messo a capo di un corpo di volontari che scorrazzava avanti e indietro per il confine lombardo-piemontese, è chiaro che non poteva fare altro che incutere sempre più timore e tensione presso gli austriaci. Ecco, pensate che Garibaldi lo avevamo lasciato alla Repubblica Romana l'ultima volta. Vi ricordo che Garibaldi
dovette abbandonare il Piemonte perché venne condannato a morte. E quindi dovette salpare da Marsiglia, andarsene in Sud America, da lì diventerà l'eroe dei due mondi. Poi tornerà a Roma nel 1849, durante la breve esperienza della Repubblica Romana, poi anche quell'esperienza fallisce e deve scappare nuovamente, se ne andrà in Nord America, eccetera, eccetera. Garibaldi poi negli anni 50 torna in Sardegna, compra una piccola tenuta a Caprera e diventa contadino e agricoltore. Continua a interessarsi di politica, si allontana dalle posizioni estreme di Mazzini, che ormai aveva capito essere inconcludenti, e comincia ad avvicinarsi politicamente a Casa Savoia, ai monarchi del Piemonte. Non perché fosse diventato un monarchico, ma perché si rendeva conto che solo Casa Savoia avrebbe potuto unificare politicamente l'Italia. E miracoli della politica. Cavour decide di utilizzare Garibaldi pro domo sua. Cavour, che diceva che in politica non deve esistere nessun rancore e nessun riconoscimento, in questo caso fa valere la massima. Sì, Garibaldi era stato condannato a morte dal Piemonte, ma cambiano le cose, cambiano gli interessi, nessun rancore, se è possibile utilizzarlo con efficacia, meglio utilizzarlo, e infatti venne arruolato proprio qui a capo dei cacciatori delle Alpi, e la cosa non poteva che impensierire oltremodo gli austriaci, naturalmente. Ma poi ci fu un'ultima mossa politica: non solo la mobilitazione dell'esercito, non solo lo schieramento dei volontari, tra cui Garibaldi, ma anche un famosissimo discorso tenuto dal re Vittorio Emanuele II in Parlamento il 10 gennaio del 1859. Ecco, ad un certo punto il re pronunciò queste parole: il nostro paese, così piccolo per territorio, acquistò credito nei consigli d'Europa. Qui probabilmente fa riferimento alla conferenza di pace del 56 che seguì la guerra di Crimea, dove effettivamente il Piemonte ottenne una certa visibilità internazionale. Perché grande per le idee che rappresenta, per le simpatie che esso ispira. Questa condizione, però, non è scevra di pericoli, giacché nel mentre che rispettiamo i trattati, ecco, questo è un po' una barzelletta perché il trattato di Plombières era tutto fuorché il rispetto del diritto internazionale, perché prevedeva di fatto una guerra contro l'Austria che in cerca di guerra non andava. Però il linguaggio della politica è fatto anche così. Quindi, nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo insensibili, ecco l'espressione famosissima, al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi. Questa è la frase principale. Noi, cioè, diciamo io re, non siamo insensibili al grido di dolore che si leva da tante parti in Italia. Quale grido di dolore? Il grido di dolore degli italiani oppressi dagli stranieri e obbligati ad una soggezione politica che non potevano più tollerare. Chiaro messaggio politico all'Austria: siamo pronti a levarci contro l'Austria. Per lenire il grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi, quasi a pregare Casa Savoia di intervenire nel nord Italia per guadagnare la libertà a tutti i popoli oppressi. Grido di dolore, in realtà c'è da dire che al di là della retorica politicheggiante del discorso era di fatto quasi impercettibile, non c'era nessun grido di dolore, tanto è vero che a Massa e a Carrara la società nazionale fece di tutto per cercare di organizzare una protesta e non ci riuscirono. Però la percezione poteva essere quella, o comunque il linguaggio della politica poteva trasformare una situazione tutto sommato statica in una situazione potenzialmente esplosiva. Ecco, tutti questi segnali ovviamente erano costantemente monitorati e percepiti dalla cancelleria austriaca. Si rendevano conto gli austriaci che più di qualcosa bolliva in pentola: l'esercito, Garibaldi, il messaggio
velatamente aggressivo di Vittorio Emanuele II. Però ancora per qualche settimana l'Austria non fece nulla, non dichiarò guerra e rimase guardinga a vedere cosa sarebbe successo. Cavour passa delle settimane di inferno, letteralmente, era disperato e nonostante tutti gli escamotage, l'Austria non voleva decidersi a dichiarare guerra, mentre tutte le grandi cancellerie europee facevano enormi pressioni sul Piemonte affinché il Piemonte disarmasse immediatamente l'esercito, tornando ad una situazione di normalità. Pensate che addirittura il ministro degli esteri inglese e l'Inghilterra era una nazione molto amica del Piemonte, anche in virtù di tutti i trattati commerciali che erano stati stipulati da Cavour stesso, no? Con la politica liberista e così via. Ecco, lo stesso ministro degli esteri accusò Cavour di perseguire una politica, cito, che minaccia tutta l'Europa con la guerra. Questo disse il ministro degli esteri. Tu, Cavour, stai attuando una politica che minaccia tutta l'Europa con una guerra. Cioè, Cavour venne accusato di essere un guerrafondaio, cioè di attuare una politica destabilizzante che avrebbe potuto, con una serie di effetti a catena, far precipitare tutta l'Europa in una serie di guerre. E Cavour era disperato, potete immaginare, no? E da grande architetto di una guerra apparentemente subita, diventa invece l'artefice della destabilizzazione internazionale dell'Europa. Almeno questo era ciò che si percepiva oltre i confini. Era così disperato il buon Cavour che ad un certo punto tenta il suicidio. Si chiude nel proprio studio, già dà indicazioni su quello che avrebbe dovuto accadere poi, se non che venne per fortuna fermato da un vecchio amico che lo convince a desistere da questi propositi tragici. Alla fine Cavour fu fortunato perché proprio nel momento in cui il Piemonte stava decidendo per il disarmo, perché ormai nessuno credeva più che l'Austria avrebbe abboccato al tranello, ecco, proprio in quei giorni lì, per un colpo di fortuna, come è stato riconosciuto dagli stessi politici piemontesi, che avviene una volta nel secolo, l'Austria correva il giorno 23 aprile del 1859, l'Austria invia un ultimatum a Torino. Cavour era la persona più felice del mondo, ovviamente, perché nell'ultimatum l'Austria imponeva al Piemonte di sciogliere i corpi volontari e di far ritornare l'esercito sul piede di pace, perché l'Austria non poteva tollerare oltre quelle provocazioni che ne ledevano l'immagine e il prestigio a livello internazionale. Ovviamente l'Austria era convinta che ovviamente se il Piemonte non avesse accettato queste condizioni, l'Austria avrebbe dichiarato guerra al Piemonte, nella convinzione da parte austriaca che la Francia non sarebbe intervenuta. Capite che Cavour fa i salti di gioia e a quel punto lì non aspettava altro, ha buon giuoco a respingere l'ultimatum. L'ultimatum viene respinto e l'Austria dichiara guerra. Il Piemonte finalmente può entrare in guerra facendo la parte della vittima, guerra che era stata ampiamente organizzata e preventivata dal Piemonte e dalla Francia assieme. Scoppia così la seconda guerra di indipendenza. Allora, vediamo brevemente le forze in campo. L'esercito piemontese, lo vedete qui, aveva circa 50.000 uomini. Più o meno 10.000 di quei 50 erano dei volontari provenuti da diverse parti d'Italia aggregati all'esercito regolare. Altri volontari, qui vedete i numeri, più o meno 4.000 e più o meno 2.500, vennero invece aggregati, inquadrati meglio, in altri due corpi, quelli che vi citavo prima, i cacciatori delle Alpi e i cacciatori degli Appennini.
Qui sulla destra vedete una stampa del tempo, questa è una fonte storica, una fonte iconografica, Giuseppe Garibaldi, posto a capo dei cacciatori delle Alpi. Ecco, notate come nella propaganda del tempo la figura di Garibaldi venne completamente istituzionalizzata. Garibaldi era noto per essere un sovversivo, un rivoluzionario. Come era possibile che in quel momento stesse combattendo per i piemontesi? Ecco, i piemontesi ne sfruttarono l'immagine, però ovviamente cercarono di fare di tutto per istituzionalizzarla. E quindi Garibaldi veniva rappresentato, vedete, in uniforme, con una posa, vedete, rigida, atteggiamento fermo, risoluto, disciplinato, a indicare qualche cosa, che tutto ciò che Garibaldi rappresentava, la volontà di liberare il nord Italia, per esempio, dagli austriaci, doveva essere irrigimentato all'interno dell'esercito austriaco, scusate, ovviamente piemontese, e quindi dovesse essere istituzionalizzato. Era la propaganda del tempo. Garibaldi come un buon soldato fedele alla monarchia sabauda. Per quanto riguarda i volontari, apriamo una piccola parentesi, vi dicevo che molti volontari da molte parti d'Italia cominciano ad affluire sempre più copiosi in Piemonte. Diciamo che i volontari cominciano ad arrivare soprattutto dopo il discorso di Vittorio Emanuele II, quello che vi ho appena citato, del 10 gennaio del 59. I volontari arrivano da praticamente tutta la penisola italica, soprattutto però dal Lombardo-Veneto. Parliamo complessivamente di giovani dai 21 ai 26 anni circa, di estrazione sociale varia, poteva essere l'estrazione il ceto medio o anche il ceto popolare, cioè parliamo di commercianti, contadini, operai, studenti. In genere i volontari provenivano da questi serbatoi sociali qui. Ecco. In tutta Italia sorgono dei centri di raccolta, organizzati in genere, non sempre, dalla Società Nazionale di La Farina. Questi centri di raccolta coordinavano i volontari, mettevano in genere nelle loro tasche dei soldi per finanziare il viaggio verso il Piemonte e poi, giunti in Piemonte, questi volontari sarebbero stati irreggimentati o nell'esercito o nei corpi volontari. Tenete conto che spesso e volentieri c'era una grandissima diffidenza reciproca. I piemontesi diffidavano dei volontari, perché magari erano repubblicani, erano antimonarchici, e i volontari spesso diffidavano dei piemontesi, sospettati di voler espandere il Piemonte e non di voler creare un nuovo stato unitario, l'Italia. Ad ogni modo, il nemico comune, l'austriaco, insomma, mette un pochino tutti d'accordo, per cui i volontari vengono generalmente accolti. Complessivamente, i volontari che varcano i confini del Piemonte sono 16.000, più o meno. Ed è un numero piuttosto risibile, cioè 16.000 erano veramente pochi. Su una base totale di 22 milioni di abitanti, perché quelli erano gli abitanti della penisola italica al tempo. Pensate che già Massimo D'Azeglio, leader politico di primo piano in Piemonte, all'indomani della prima guerra d'indipendenza, lamentava che come dire, in un'area geografica, tale era come l'Italia, che appunto godeva di 22 milioni di abitanti, i volontari non erano arrivati nemmeno a 50.000, diceva Massimo D'Azeglio, cioè diceva su 22 milioni di abitanti, tolte ovviamente le donne, tolti gli anziani, tolti i bambini, ma in ogni caso su una base così ampia di popolazione, il minimo che dovremmo raggiungere come dire, contingenti di volontari è 50.000, disse D'Azeglio. Cifra molto distante sia nella prima guerra d'indipendenza e cifra ancora più distante nella seconda guerra, perché i volontari furono solo 16.000. Pensate che anche Karl Marx affermò che il piccolo staterello della Prussia durante le guerre napoleoniche era stato in grado di mobilitare molte più risorse
molto più entusiasmo e molti più uomini rispetto alla più grande penisola italica nel 1859 contro gli austriaci. Cioè a dire che anche l'apporto dei volontari ancora una volta testimoniava un senso patriottico per nulla diffuso, per nulla partecipato, molto flebile. E d'altronde quelle erano le forze su cui doveva e poteva fare affidamento il Piemonte durante la guerra. L'esercito francese, invece, lo vedete qui sulla sinistra, era di tutt'altra staffa. I francesi poterono schierare 200.000 uomini, guidati direttamente da Napoleone III. Erano tutti uomini temperati, esperti nella guerra e molto efficienti nelle azioni militari. D'altronde avevano combattuto, molti di questi avevano già combattuto in Nord Africa, più precisamente in Algeria durante le prime guerre coloniali, e pertanto era un esercito molto, complessivamente molto più agguerrito ed efficiente. Non solo, i francesi erano anche muniti di nuovi pezzi di artiglieria, i cosiddetti cannoni a canna rigata. Vedete un esempio relativo però alla prima guerra mondiale, quindi non è una fonte storica, di cannone a canna rigata. Vedete che all'interno della canna ci sono questi solchi che poi proseguono all'interno della canna in maniera elicoidale. E a cosa servono? Servono ad imprimere un moto rotatorio sul proprio asse al proiettile in uscita, in modo tale che il proiettile, quando esce, al tempo stesso gira su se stesso sul proprio asse, in virtù di questi solchi che imprimono questo moto. E in questo modo il proiettile riesce a mantenere, riesce a mantenere una traiettoria molto più precisa e quindi la mira diventa estremamente più efficace. Ecco, i francesi erano dotati di questi nuovi pezzi di artiglieria che poi sui campi di battaglia saranno devastanti. Bene, le azioni militari, le seguiamo abbastanza velocemente. Allora, un primo fatto d'arme avvenne a Montebello, lo vedete sulla cartina. Montebello si trova subito al di là del confine in Piemonte. Era il 20 maggio e il maresciallo degli austriaci, che era questo Gulai, decise di non aspettare l'attacco piemontese, ma di anticipare i piemontesi e i loro alleati francesi, che nel frattempo espressero la volontà di entrare in guerra, attaccando per primo in Piemonte, al di là del confine, a Montebello. Quindi fu una sorta di attacco preventivo, quello austriaco sferrato a Montebello. Prima però di sferrare l'attacco, il maresciallo austriaco, Gulai, emanò un proclama che leggiamo in parte, un proclama a tutte le popolazioni di Sardegna, perché il Piemonte in realtà formalmente era il regno di Sardegna. È interessante da leggere in minima parte perché capiamo anche quali erano le ragioni o i sentimenti degli aggrediti, perché tutto sommato, anche se formalmente l'Austria assunse il ruolo dell'aggressore, di fatto si trattava di un'aggressione subita. O un'aggressione che sarebbe stata subita di lì a poco, ecco. E il maresciallo austriaco così si rivolse ai cittadini piemontesi e sardi. Nel varcare i vostri confini, non è a voi, popoli della Sardegna, intende Sardegna e Piemonte, che noi indirizziamo le nostre armi, bensì ad un partito sovvertitore, debole di numero ma potente d'audacia, che, opprimendo per violenza voi stessi, ribelle ad ogni parola di pace, attenta ai diritti degli altri stati italiani e a quegli stessi dell'Austria. Qui sta denunciando l'atteggiamento guerrafondaio e aggressivo del Piemonte ai danni dell'Austria. Le aquile imperiali, quando vengano da voi salutate senza ira e senza resistenza, saranno apportatrici di ordine, di tranquillità, di moderazione. Ripeto,
Non è guerra ai popoli né alle nazioni, ma a un partito provocatore che sotto il manto specioso di libertà avrebbe finito per toglierla ad ognuno. In effetti, una delle giustificazioni alla guerra contro l'austriaco era la battaglia per la libertà. Domato che sia il vostro e nostro avversario e ristabilito l'ordine e la pace, qui sta facendo riferimento a quel partito politico, i liberali di Cavour e i suoi alleati che a tutti i costi volevano la guerra contro l'Austria, no? Ristabilito l'ordine e la pace, voi che ora potreste chiamarci nemici, per forza, perché di fatto gli austriaci stavano attaccando a Montebello, in Piemonte, ci chiamerete tra poco liberatori ed amici. Ecco. La cosa curiosa che faccio notare è il riferimento alla libertà. Sia i piemontesi che gli austriaci, per giustificare la loro partecipazione alla guerra, facevano riferimento alla libertà. Penso che sia impossibile che qualcuno possa muovere una guerra teorizzando che il proprio intervento sia contrario alla libertà. Tutti sono a favore della libertà. La libertà è una parola positiva per eccellenza. E ciascuno però ovviamente la interpreta e la utilizza come vuole. Per cui spesso e volentieri dietro la parola libertà si celano interessi e stratagemmi di ogni tipo. Ad ogni modo, Gyulai attacca a Montebello, pensava di poter sconfiggere i piemontesi prima dell'arrivo dei francesi, ma cosa succede? Che i francesi affluiscono a Montebello molto più velocemente del previsto, perché sfruttarono la rete ferroviaria. Quelle ferrovie che in questi anni cominciavano a diramarsi in tutta Europa e cominciarono a svilupparsi anche grazie a Cavour, l'avevamo visto in Piemonte. Ferrovie servivano a trasportare naturalmente uomini, merci, a trasportare la posta, ma le ferrovie servirono anche per trasportare molto più velocemente i soldati e gli eserciti e per consentire ai soldati di giungere sul campo di battaglia freschi e riposati, ciò che non capitava per esempio durante le campagne napoleoniche dove a marce forzate i soldati dovevano macinare chilometri e chilometri a piedi. Per cui i francesi arrivano prima del previsto a Montebello, arrivano come dire freschi, riposati e impartiscono una sonora sconfitta agli austriaci. Qui vedete il numero dei morti in questa battaglia di Montebello. 92 francesi, 17 piemontesi, 331 austriaci. Vi mostrerò anche nelle battaglie successive il numero dei morti per ciascuna battaglia, perché per far vedere come il tenore di queste battaglie fosse piuttosto modesto. Non furono queste battaglie risorgimentali, non furono mai particolarmente sanguinose, eccetto forse una, quella di Solferino. Ma siamo distanti anni luce rispetto alle decine di migliaia di morti che provocavano, per esempio, le battaglie napoleoniche. Quindi, battaglie tutto sommato come dire, di entità modesta. Ogni singola vita umana è importante, quello è ovvio, ma c'è anche da dire che complessivamente, storicamente parlando, il numero dei morti fu, per fortuna, da un certo punto di vista, anche piuttosto limitato. Mentre i piemontesi e i francesi sconfiggevano gli austriaci a Montebello, più o meno in quei giorni i cacciatori delle Alpi di Garibaldi riuscivano ad occupare Varese e Como, quindi oltrepassarono il confine con la Lombardia e presero possesso di queste due città. Battaglia di Palestro, vedete andiamo un po' avanti, 30-31 maggio, ma i giorni sono molto ravvicinati. Palestro si trova qui, vicino a Vercelli, ok? Siamo sempre in Piemonte. Cosa accadde? Ma molto semplicemente che alcune truppe piemontesi diedero battaglia a Palestro e riuscirono a sconfiggere le truppe austriache. Battaglia che servì da copertura in realtà per l'esercito francese, il quale, mentre i piemontesi tenevano impegnati gli austriaci a Palestro,
potevano, sto parlando dei francesi, attuare una grande manovra più a nord per poter puntare su Milano. Anche qui vedete i morti. Sono 270 per i francesi, che a un certo punto vennero coinvolti nella battaglia, 700 piemontesi, che erano in prima linea, e 1140 austriaci. Battaglia di Magenta, una delle più importanti. Magenta si trova già in Lombardia e siamo sulla via per Milano. Allora, cosa accadde? Che i franco-piemontesi spostarono il grosso dell'esercito sul Ticino, quindi sul confine tra Piemonte e Lombardia, grazie alle ferrovie. Attraversarono il Ticino e diedero battaglia a Magenta. Era una battaglia importantissima perché era la battaglia per Milano. Se avessero vinto gli austriaci, la strada per Milano era sbarrata e viceversa. Ecco, a Magenta, a dire il vero, combatterono i francesi. E i piemontesi parteciparono solo indirettamente alla battaglia, con diciamo funzione di copertura. E gli austriaci vengono sconfitti. Potete vedere anche qui il numero dei morti: 564 francesi, 1368 austriaci, piemontesi 0, appunto perché a quella battaglia strategicamente così importante non parteciparono direttamente. Ecco, c'è da dire che i piemontesi complessivamente nella guerra assunsero sempre un ruolo subalterno rispetto ai francesi e Cavour rimase molto deluso e amareggiato. Sperava in un ruolo più attivo e più da protagonisti per le proprie truppe, ma d'altronde tra i due eserciti non c'era confronto. Era chiaro che la parte del leone la faceva l'esercito francese. E di conseguenza le decisioni strategiche più importanti venivano presi dagli ufficiali francesi, non da quelli piemontesi che dovevano andare a ruota. Grazie a questa vittoria a Magenta, vi dicevo, era aperta la via verso Milano e infatti l'8 giugno del 1859 Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, e Napoleone III, imperatore dei francesi, fanno il loro ingresso trionfale a Milano e quindi passano sotto l'Arco della Pace, che vedete qui raffigurato nella slide, ed entrano in città. I milanesi accolsero con grande calore ed entusiasmo i francesi, viceversa accolsero con grande freddezza, se non con vera e propria ostilità, le truppe piemontesi. Durante tutto l'avanzamento in Lombardia delle truppe piemontesi, i Lombardi, questo accadde anche a Varese e a Como nei confronti di Garibaldi, i Lombardi non manifestarono mai entusiasmo, ma furono sempre piuttosto indifferenti. Ancora una volta dire che cosa? L'estrema diffidenza che c'era tra popolazioni italiane o che si consideravano tali, Lombardi e piemontesi. D'altronde i piemontesi erano un popolo diverso dai Lombardi, avevano una lingua diversa, avevano una storia diversa, avevano ambizioni diverse. I piemontesi non facevano nemmeno troppo segreto di voler ampliarsi e annettere la Lombardia. Lo si era visto molto bene nella prima guerra di indipendenza. I Lombardi volevano liberarsi dagli austriaci, ma non volevano essere annessi al Piemonte. Per cui ancora una volta questo senso patriottico che avrebbe dovuto giustificare, dare slancio alla guerra contro l'austriaco, tutto sommato non ci fu. Ecco, a Milano vi dicevo, i due re, o meglio l'imperatore francese e il re piemontese, sfilarono sotto l'Arco della Pace, che vedete nella slide, un arco molto importante, uno dei monumenti neoclassici più importanti di Milano, e venne fatto costruire in una prima fase addirittura da Napoleone, doveva chiamarsi l'Arco della Vittoria e doveva celebrare la vittoria di Napoleone a Jena contro i prussiani. Poi però Napoleone venne sconfitto, per cui l'arco rimase incompiuto. E a finire di erigere l'arco e a completarlo furono gli austriaci, perché poi la Lombardia finisce sotto l'Austria con il congresso di Vienna. E gli austriaci decisero di ribattezzare, per così dire, l'arco in Arco della Pace, dal
da Arco della Vittoria ad Arco della Pace. E infatti qua sopra vedete la cosiddetta sestiga della pace, no? Con questi sei levrieri che conducono Minerva della Pace in trionfo. E uno dei bassi rilievi che si trovano scolpiti sull'altro lato, in questo caso, che vedete rappresentato qui nella slide, questo rappresenta proprio il congresso di Vienna, perché l'Arco della Pace vuole celebrare la pace post-napoleonica sancita col congresso di Vienna, che dava nuovo ordine e stabilità all'Europa intera. E qui vedete i delegati, il tavolino e i vari diplomatici che firmano i trattati del caso. Quindi è, come dire, abbastanza ironico, no? Che quell'arco ultimato dagli austriaci e intitolato appunto alla pace poi diventasse il palcoscenico di rappresentanza dei nemici degli austriaci, che dichiaravano guerra agli austriaci stessi, sconfiggendoli. La guerra prosegue, naturalmente potete immaginare, no, da un punto di vista politico e diplomatico, l'ingresso a Milano dei franco-piemontesi diede grandissimo lustro ai belligeranti e infondeva nuovo coraggio, nuove energie per proseguire la guerra. Garibaldi con i suoi cacciatori delle Alpi non rimane con le mani in mano, lui prosegue nella battaglia sempre sulla fascia a nord, vedete, per cui da Varese a Como, piano piano scende verso sud, verso il lago di Garda e riuscirà ad occupare Brescia. Ma la cosa più importante fu la battaglia che si consumò pochi giorni dopo l'occupazione di Brescia da parte dei garibaldini. E cioè la battaglia più famosa della seconda guerra di indipendenza, 24 giugno, battaglia di Solferino e San Martino. Ecco, vedete che qui i numeri delle forze dispiegate in campo sono estremamente imponenti e già solo questi ci fanno capire che siamo di fronte ad una battaglia decisiva. I francesi avevano a disposizione 80.000 uomini, i piemontesi 31.000, gli austriaci 120.000. I francesi avevano pensate 400 cannoni, gli austriaci ne avevano 500. Quindi stiamo parlando di una battaglia campale molto importante. Lo scontro avvenne nell'area compresa fra due piccoli paesi, il paese di San Martino e il paese di Solferino. Siamo a sud del lago di Garda, ancora in zona lombarda, vicini al confine col Veneto, ma in zona lombarda. Pensate che né i francesi, né i piemontesi, né gli austriaci avevano previsto lo scontro in quello scenario lì, cioè i due eserciti si incontrarono lì un pochino per caso, perché nessuno sapeva esattamente dove era l'altro. Per cui lo scontro venne anche in qualche misura improvvisato. I piemontesi si trovavano sull'ala sinistra dello schieramento, per cui i piemontesi diedero battaglia a San Martino contro gli austriaci, mentre i francesi erano dislocati sull'ala destra del proprio schieramento e infatti diedero battaglia a Solferino. Però il fronte della battaglia fu comunque unitario, compresi tra i due vertici, San Martino a nord e Solferino a sud. Ecco, fu fondamentalmente l'unico scontro in cui i piemontesi ebbero davvero un ruolo di primo piano, mentre negli altri scontri i piemontesi andavano a ruota, seguivano la marcia francese, qui ebbero occasione di giocarsi il tutto per tutto, il loro apporto alla battaglia fu fondamentale. Ecco, pensate che la battaglia iniziò alle 6 del mattino, molto presto, e in genere cominciavano dopo perché i soldati dovevano mangiare e nutrirsi per, come dire, per incamerare energia. Scoppiò molto presto, durò moltissime ore e finì solo nel tardo pomeriggio. Moltissimi soldati non avevano né mangiato né bevuto prima di cominciare la battaglia e durante la battaglia non riuscirono a farlo, perché per forza di cose erano occupati a combattere. Per cui,
Alcuni soldati erano assetatissimi. Tra l'altro siamo 24 giugno, faceva molto caldo. Piccolo aneddoto interessante, un soldato sudtirolese, inquadrato nell'esercito imperiale austriaco, ricorda di questa sete invincibile che lo stava logorando, e ad un certo punto lui e i suoi commilitoni sul campo di battaglia si trovano presso una pozza d'acqua in cui però erano riversi diversi cadaveri. Che in quanto morti perdevano sangue e che coloravano l'acqua di rosso, cioè la pozza d'acqua era frammista a sangue per i cadaveri riversi. Insomma, fa un po' schifo da dire, però questa è la storia. Dice questo soldato sudtirolese che erano così arsi dalla sete che non pensarono minimamente alla commistione col sangue e finalmente bevvero a volontà. Ecco. Cosa colpisce un pochino, ma questa d'altronde era la battaglia. E i morti raggiunsero, come dire, un numero oltremodo significativo. Fu la battaglia più cruenta della seconda guerra d'indipendenza. Vedete, 1662 francesi, 745 piemontesi, e 2292 austriaci. Fu una battaglia così cruenta e sanguinaria da impressionare oltremodo un osservatore che si trovava lì per caso, che era Henri Dunant, se pronuncio bene, che diventerà il fondatore della Croce Rossa. Molto brevemente, cosa accade? Che Henri Dunant era un imprenditore ginevrino, aveva delle imprese in Nord Africa. Ricordo che la Francia si stava espandendo in Algeria, era in difficoltà economica, doveva assolutamente ottenere un colloquio con Napoleone III per ricevere dei finanziamenti. E Napoleone III però in quel momento era impegnato nella campagna del nord Italia, per cui Dunant si mise sulle orme di Napoleone III e fatalità lo raggiunse a Solferino. E fatalità, non era preventivato, assistette a questo grande massacro e a questi migliaia di corpi riversi sul campo di battaglia che letteralmente stavano marcendo sotto il sole cocente, e poté anche assistere a tutte le operazioni di soccorso nei confronti di feriti, perché i feriti furono diverse migliaia. Operazioni che avvennero a Castiglione delle Stiviere. Ecco, lui stesso si adoperò per dare una mano ai feriti, per organizzare i soccorsi insieme al prete del luogo, che fu la mente organizzatrice del soccorso, e scosso. E tenete conto che i soccorsi erano per entrambi, sia per i franco-piemontesi sia per gli austriaci. Ecco. E scosso da tutto questo orrore che vide sul campo di battaglia, torna in Svizzera e pochi anni dopo darà vita alla Croce Rossa, che poi finirà con l'operare sui diversi campi di battaglia, no? Con lo scopo di prendersi cura dei feriti. Chiusa parentesi su Henri Dunant, qui vedete un francobollo emesso proprio dalla Svizzera nel 2010, 100 anni dopo la morte di Henri Dunant, che vincerà anche a un certo punto il premio Nobel per la pace, appunto per il suo impegno a favore della Croce Rossa Internazionale, di cui è fondatore. Ad un certo punto però accadde qualcosa di impensato, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. 11 luglio 1859. I franco-piemontesi avevano vinto a Solferino e San Martino. La via sembrava, diciamo, più o meno aperta per Verona, e invece l'11 luglio Napoleone III firma unilateralmente, cioè senza consultarsi con l'alleato piemontese, cioè con Cavour o quantomeno con il re, un armistizio a Villafranca, cioè Napoleone III decide di mettere fine alla guerra, accordandosi direttamente con la controparte austriaca. Perché prese questa decisione Napoleone III? Diciamo che ne aveva tutte le ragioni. Perché, innanzitutto, mentre Napoleone III stava combattendo in Nord Italia,
alcune truppe prussiane cominciavano a fare strani movimenti vicino ai confini francesi. Truppe prussiane che evidentemente avrebbero voluto intervenire contro la Francia e a supporto dell'Austria che le stava prendendo di santa ragione. E Napoleone III non aveva nessuna intenzione di entrare in guerra anche contro la Prussia. Poi in Francia cominciano ad emergere i primi malumori. E i morti francesi sono troppi, specialmente dopo Solferino e San Martino. E l'opinione pubblica non capiva come mai la Francia dovesse pagare questo enorme prezzo di sangue per chi? Per il Piemonte. Ma non solo, e cominciarono a emergere diversi malumori anche per il costo della guerra, perché nel giro di pochi mesi, pensate, quella guerra, quella di cui stiamo parlando, aveva giunto un costo di 350 milioni di franchi, che era una cifra astronomica. Ora, è vero che il Piemonte, pur di ottenere l'alleanza della Francia, si era impegnato a farsi carico totalmente delle spese di guerra, per cui in linea teorica il Piemonte avrebbe dovuto compensare la Francia di tutte le spese sostenute per lo sforzo bellico, ma è anche vero che quella cifra, 350 milioni di franchi, era una cifra che Torino non avrebbe mai e poi mai potuto sostenere, e Napoleone III lo sapeva benissimo. Per cui l'impegno di Torino a farsi carico al 100% delle spese belliche diventava carta straccia. Ma ancora, gli austriaci, è vero, ne erano usciti con le ossa rotte dalla Lombardia, però adesso si erano rifugiati e coperti nel famoso quadrilatero. No, quella famosa area estremamente trincerata, compresa tra Verona, Peschiera, Mantova e Legnago. E dare battaglia contro gli austriaci, che potevano contare ancora su 150.000 uomini, e molti altri erano in arrivo di rinforzo dal Brennero, capite che dare battaglia all'interno del quadrilatero contro un nemico ancora così forte e così ben posizionato in termini difensivi, diventava estremamente dura. Tanto più che i piemontesi, che avevano promesso di essere in possesso di grandi mezzi d'assedio, in realtà ne erano pressoché sprovvisti. Cioè, era una balla che avevano raccontato pur di carpire l'alleanza con i francesi. Per cui da Solferino in poi le cose sarebbero cambiate probabilmente e sarebbe stato estremamente più difficile sconfiggere gli austriaci e in ogni caso avrebbe richiesto un costo di sangue estremamente più elevato rispetto alle battaglie precedenti. Ma l'opinione pubblica francese questo probabilmente non l'avrebbe accettato. I morti di Solferino erano già più che sufficienti per creare i primi malumori e richiedere la sospensione delle attività belliche. Ma poi ancora, sia Cavour che Napoleone III speravano nella defezione di tutti quei soldati lombardi e veneti che combattevano tra le fila asburgiche, perché ricordiamoci che quasi un terzo di tutti i militari austriaci dislocati nel Lombardo-Veneto erano o lombardi o veneti. Ecco, in realtà defezioni non ce ne furono, o ce ne furono pochissime ma insignificanti, e viceversa, molti reparti costituiti o solo da veneti o solo da lombardi combatterono con grandissimo coraggio e dedizione contro l'aggressore franco-piemontese, tanto da meritare addirittura delle medaglie all'onor militare. Per cui questa speranza di una defezione militare interna, dopo Solferino e San Martino, naufragò del tutto. Se c'era un momento in cui i militari veneti potevano ribellarsi, era proprio dopo la sconfitta di Solferino e San Martino, perché era il momento in cui l'Austria si stava leccando maggiormente le ferite. E invece non accadde nulla di tutto ciò. Ma soprattutto, ragione più forte, la tengo per ultima apposta, la ragione più forte che spinse Napoleone III a firmare il Trattato di Villafranca fu questa:
Mentre i franco-piemontesi davano guerra agli austriaci in Lombardia, una serie di regioni nell'Italia centrale avevano chiesto l'annessione al Piemonte, mandando completamente a rotoli i progetti stabiliti a Plombières. Per cui Napoleone III si rendeva conto che stava combattendo per chi? Stava combattendo per Cavour, perché poi ad Austria sconfitta, almeno ammesso fosse riuscita a sconfiggerla, molte regioni che avrebbero dovuto entrare a far parte dell'Italia centrale sottoposta ad un aristocratico francese avevano già chiesto l'annessione al Piemonte. Per cui non valeva politicamente parlando assolutamente più la pena proseguire la guerra, perché era una guerra che faceva il gioco solo di Cavour, non di Napoleone III. Cosa accadde? Accadde che, a proposito di queste insurrezioni, che dopo la battaglia di Magenta, vi ricordo, la battaglia di Magenta è quella che poi ha aperto le strade per Milano, gli austriaci in difficoltà ritirarono le proprie truppe dal centro Italia, quindi da Ferrara, da Bologna e da altre città, perché avevano bisogno di schierarle contro l'aggressore franco-piemontese. E ovviamente il ritiro delle truppe austriache dal centro Italia, dall'Emilia-Romagna, possiamo dire, favorì la nascita di ribellioni di vario tipo. Si ribellarono soprattutto la Toscana e l'Emilia Romagna, manifestazioni che portarono poi alla cacciata dei vecchi governanti, all'instaurazione di piccoli governi provvisori, che come primi atti politici chiesero ufficialmente l'annessione al Piemonte. Ecco, questo avvenne in Toscana, per esempio. La Toscana fu la prima a ribellarsi. La Toscana si ribella verso la fine di aprile e fu l'unica insurrezione degna di questo nome. È un'insurrezione, una manifestazione molto forte e con cui solidarizzò anche l'esercito e che portò alla cacciata di Leopoldo II, Granduca di Toscana. E manifestazione che chiedeva a gran voce l'ingresso in guerra della Toscana a fianco dei piemontesi per cacciare gli austriaci dalla Lombardia. E Leopoldo II subito sembrava che volesse partecipare alla guerra, poi si ritira indietro, alla fine deve fuggire. E pensate un po' però che quelle manifestazioni chiedevano sì, da un lato l'ingresso in guerra contro l'Austria, ma non chiedevano affatto, e almeno presso la stragrande maggioranza dei moderati, l'annessione al Piemonte. La maggior parte dei moderati voleva, ambiva, diciamo, ad una indipendenza del Granducato di Toscana. Poi però cosa accadde? Che i moderati toscani avevano paura, per non dire il terrore, dei radicali, dei democratico-repubblicani, degli estremisti di sinistra, di Firenze e di Livorno. Temevano di non riuscire più a controllare la situazione, per cui per poter mantenere l'ordine e per poter salvaguardare la proprietà privata, cosa che i democratico-radicali mettevano in discussione, anche i moderati toscani si risolsero per chiedere l'annessione a Torino, al Piemonte, ma lo fecero per paura del nemico politico interno, non come moto spontaneo. Mentre nello stato della Chiesa le cose andarono un po' diversamente, ci furono delle piccole manifestazioni di protesta a Bologna, a Ravenna, a Ferrara, a Forlì, diciamo nell'Emilia-Romagna, e che si conclusero in maniera molto incruenta con la dipartita delle truppe pontificie, quelle pochi centinaia di militari di truppe pontificie che presidiavano quelle zone si mettono d'accordo con i manifestanti e se ne vanno senza sparare un colpo, senza l'utilizzo della violenza. Si trattò però di manifestazioni, come dire, estremamente deboli, tanto è vero che complessivamente nello Stato pontificio la situazione era fondamentalmente tranquilla.
di una situazione ordinaria, qualcuno l'ha definita di calma piatta. E Cavour ne rimase estremamente deluso, tanto è vero che all'inizio di luglio Cavour disse, cito, sin da ora, conviene confessarlo, il patriottismo ha dato risultati fiacchissimi e bisogna che le masse facciano qualcosa per poter dimostrare il loro astio e il loro rancore contro il governo pontificio, che ovviamente la stampa liberale dipingeva come un governo arretrato, illiberale, inefficiente e pronto per essere rovesciato. Ecco, in realtà quando si presentò l'occasione buona, e questa era l'occasione buona, le sommosse furono poche e comunque molto deboli, tanto che Cavour se ne rammaricò moltissimo. Ecco, e anche qui capiamo come ancora una volta il senso di patriottismo che era cavalcato dalla propaganda liberale piemontese per giustificare le proprie azioni belliche, era poi in realtà piuttosto scarso. E tutte quelle grandi insurrezioni di popolo che la società nazionale di Giuseppe La Farina aveva promesso di scatenare prima dell'inizio della guerra non si verificarono per nulla. Ripeto, i reparti di lingua italiana arruolati nell'esercito austriaco non si ribellarono. Pensate che Cavour sperava nella defezione di circa 50.000 uomini lombardi e veneti inquadrati nell'esercito imperiale, cosa che non si verificò. I volontari che si erano viceversa aggregati alle truppe piemontesi erano molto pochi, 16.000, che ripeto, secondo la stima stessa di D'Azeglio, che nella prima guerra di indipendenza ne auspicava almeno 50.000, erano veramente pochi. Insomma, tutti questi segnali di scarso patriottismo, e d'altronde l'Italia non esisteva, per cui era un'idea astratta, non si capisce come mai migliaia di uomini dovessero essere pronti a dare la vita, perché si parlava di quello, rischiare la vita per una cosa che non esisteva, era astratta o di cui parlavano solo poche persone colte. Tra l'altro sulla base di testi letterari, nemmeno sulla base di una conoscenza concreta delle cose. Ecco, questo scarso patriottismo che emerse in questa situazione, ancora una volta mise Napoleone III in forte imbarazzo, perché una delle giustificazioni per il proprio intervento militare era proprio quello di liberare i popoli oppressi italiani dalla tirannia asburgica. Ecco, e invece queste scarse manifestazioni di patriottismo dimostravano che tutto sommato questa tirannia non era poi così insopportabile né nel Lombardo-Veneto né nello Stato della Chiesa. Ma non solo per Napoleone III, la cosa fu doppiamente imbarazzante perché né ci fu tutto quel patriottismo che gli faceva comodo per giustificare la propria posizione, né in quei pochi focolai di rivolta che ci furono l'esito politico fu quello auspicato, perché quelle poche volte in cui ci furono delle rivolte, quelle rivolte erano sì anti-austriache, come sperava fossero Napoleone III per giustificare la propria azione, ma erano poi anche favorevoli all'annessione al Piemonte. E questo non faceva più il gioco di Napoleone III, che invece nel centro Italia voleva collocare un uomo di sua fiducia. Insomma, la questione è un po' complessa perché ci sono diverse cose che corrono parallele. Io spero di essere stato chiaro. Complessivamente, Napoleone III aveva tutti i motivi del mondo per interrompere una guerra che gli costava soldi, gli costava vite umane e da un punto di vista politico non gli recava nessun beneficio. Ecco perché a Villafranca, l'11 luglio, firmò l'armistizio. Cosa prevedeva questo armistizio? Siamo verso la fine. Prevedeva, primo, il passaggio della Lombardia dall'Austria al Piemonte attraverso la mediazione della Francia, cioè l'Austria cede la Lombardia alla Francia e Napoleone III la gira, si usa proprio questo termine, al Piemonte,
che può passare direttamente all'annessione. Fate conto che non viene neanche organizzato un plebiscito, per quello che potevano valere i plebisciti al tempo, cioè praticamente zero, dopo arriviamo al discorso, erano un pro forma. Ma non si preoccupa nemmeno Torino di organizzare un plebiscito per chiedere il parere dei Lombardi sull'annessione, perché, dicevano così i politici piemontesi, faceva fede quel plebiscito che già era stato fatto nel 1848, durante la prima guerra d'indipendenza, quando per poco tempo la Lombardia si ritrovò annessa al Piemonte. Ecco, quel plebiscito era ancora valido, i Lombardi si erano già espressi, Torino poteva procedere senz'altro all'annessione di Milano e della Lombardia. Per cui l'Austria deve rinunciare alla Lombardia. Si tiene il Veneto, naturalmente. Veneto che d'altro canto non sembrava scalpitare per la liberazione dagli austriaci. Vi ho detto prima che le truppe non si ribellano, è vero che ci furono diverse migliaia di volontari che attraversarono il confine del Lombardo-Veneto e si recarono a Torino per aggregarsi alle truppe piemontesi. Questo è vero, ma è anche vero che in Veneto, né all'interno dell'esercito né nelle altre città, ci furono particolari moti di protesta. E questo fu uno dei motivi, no, che indusse Napoleone III a desistere dalla lotta. La Francia cosa guadagnava da tutto questo? Questo fu clamoroso. Nell'armistizio di Villafranca la Francia non guadagnava nulla. Non poteva incamerare né la Savoia, questa regione qui, d'accordo, né Nizza. Entrambe possedimenti del Piemonte. E questo la dice lunga sullo stato d'animo di Napoleone III quando firmò il trattato di Villafranca, cioè pur di mettere fine ad una guerra che per lui rappresentava a quel punto lì, visto come si erano messe le cose, soltanto una perdita, uno svantaggio, era pronto a chiudere tutto senza incamerare nulla. Ovviamente politicamente fu un grosso smacco per Napoleone III. Perché poi in patria dovete giustificare un intervento che costò uomini e soldi senza avere ottenuto nulla, nulla in cambio. Attenzione che a Villafranca poi si stabiliva anche che in Toscana e in Emilia-Romagna, cioè nelle due regioni dove ci furono dei movimenti di protesta, anche se ripeto la vera protesta si concretizzò a Firenze perché in Emilia-Romagna furono molto deboli i moti, comunque in Toscana e in Emilia-Romagna, dove erano nati dei governi provvisori che avevano chiesto l'annessione al Piemonte e che avevano già ricevuto degli emissari piemontesi che erano giunti in loco, Toscana e Emilia-Romagna, per cominciare come dire, ad organizzare concretamente l'annessione. Ecco, queste due regioni dovevano, viceversa, si diceva a Villafranca, tornare sui propri passi e insediare nuovamente i vecchi governanti che erano fuggiti. Leopoldo II a Firenze e Francesco V a Modena e così via. Per cui bisognava tornare, bisognava restaurare la situazione precedente, sia in Toscana che in Emilia-Romagna. Qual era però il problema? Che per restaurare la situazione precedente in queste due regioni c'era bisogno di un intervento militare, perché chi è che andava in Toscana e in Emilia-Romagna a far valere quella carta firmata a Villafranca? Bisognava farsi sentire con la forza delle armi e non bastava un pezzo di carta. Ma, e questo era il problema, né Napoleone né l'Austria avevano la minima intenzione di spendere ancora soldi e sacrificare vite umane in azioni belliche. Napoleone era ancora scosso dai morti di Solferino e San Martino, non aveva più intenzione di dichiarare guerra a chi che sia, e la stessa cosa l'Austria. L'Austria aveva perso una marea di uomini in Lombardia, aveva perso la Lombardia, aveva perso una serie di battaglie, tutto voleva fuorché impegnarsi nuovamente in nuovi contenziosi bellici. Per cui a Villafranca si stabilì la restaurazione dei vecchi monarchi in Toscana e in Emilia-Romagna, ma di fatto nessuno aveva né l'interesse né il potere militare concreto per attuare quei provvedimenti. Per cui la situazione rimane per il momento congelata.
In tutto questo Cavour, che era la mente politica del Piemonte, rimase assolutamente frustrato, anzi frustrato è dire poco, quando Cavour venne a sapere che Napoleone III, senza consultarsi col Piemonte, aveva di propria iniziativa firmato l'armistizio con l'Austria e messo fine alla guerra, andò su tutte le furie, si imbelvò. Perché non era stato consultato e lui mai avrebbe accettato un armistizio, Cavour voleva la guerra fino in fondo, e diede le sue dimissioni da primo ministro. Venne sostituito con il generale La Marmora. Spesso e volentieri i generali poi fanno anche carriera politica. Il re Vittorio Emanuele II era felicissimo perché è risaputo che il re non poteva sopportare il suo primo ministro Cavour. È un primo ministro molto potente, ambizioso e brillante per certi aspetti, che metteva in ombra la figura del re, ma anche una figura, quella di Cavour, estremamente rancorosa. Quando Cavour spesso aveva degli scoppi di rabbia incontrollabile e insultava chiunque, prendeva a calci i mobili, insomma, era un personaggio molto difficile da trattare e il re non poteva sopportarlo. Poi doveva tenerselo perché di fatto era quello che prendeva i voti, che riusciva ad avere una buona maggioranza parlamentare. Era anche il personaggio che portava a casa i risultati politicamente parlando, però i due non potevano sopportarsi. Pensate, piccolo aneddoto, che ad un certo punto, in uno di tanti diverbi tra il primo ministro e il re, Cavour, come dire, lese, diciamo così, l'onore virile del sovrano Vittorio Emanuele II, affermando che una sua amante di antica data in realtà partecipava a festini, feste, orge anche con altri uomini. Il re va su tutte le furie, ci mancò pochissimo che lo sfidasse a duello. Perché funzionava così, si poteva, quando veniva leso l'onore, si poteva sfidare a duello come dire, il proprio avversario, e i duelli potevano finire anche nel sangue. Non finì così, ma ci mancò molto poco. Ecco, per dire i rapporti tra i due protagonisti piemontesi. Però cosa accadde? Che Cavour è Cavour, non c'è nulla da fare. Dopo pochi mesi, cioè nel gennaio del 60, Cavour torna primo ministro. Era l'unico in grado di garantire una stabilità parlamentare e di riuscire a risolvere una situazione piuttosto delicata, e cioè il fatto che Toscana e Emilia Romagna avevano chiesto l'annessione al Piemonte, ma formalmente non la potevano ottenere perché a Villafranca si era stabilito il contrario. Per cui quella era una situazione che doveva essere risolta nel diritto internazionale, se no sarebbe stata foriera di tensioni a non finire e di pretesti bellici per chissà chi. Per cui Cavour torna primo ministro pochi mesi dopo, nel gennaio del 60, e come al solito, in maniera molto cinica, molto pragmatica, estrae dal cilindro la carta vincente, e cioè si mette d'accordo con la Francia e decide di cedere alla Francia la Savoia e Nizza in cambio del riconoscimento dell'annessione della Toscana e della Emilia-Romagna. Piemonte e Francia si mettono d'accordo, l'Austria, che ripeto non voleva intervenire militarmente, deve fare buon viso a cattivo gioco. E pertanto le annessioni diventano un dato di fatto e un dato di diritto. La Savoia, regione di provenienza della casa regnante a Torino, viene ceduta alla Francia, Nizza viene ceduta alla Francia, la Toscana e l'Emilia-Romagna invece diventano parte del Regno di Sardegna. Ecco, per poter però, come dire, dare una patina di maggior legittimità a queste annessioni, vennero organizzati dei plebisciti. Cioè, cosa sono dei plebisciti? Sono delle consultazioni popolari. In Toscana e in Emilia-Romagna, nel marzo del 60, possiamo vedere anche la slide, ecco, tutti i maschi e che avessero compiuto almeno i 21 anni d'età, furono chiamati alle urne, per così dire,
dovevano scegliere secondo questa formula: unione alla monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele oppure regno separato. Ecco, questi plebisciti, come vi anticipavo prima, sono stati definiti da uno storico, Clark, un capolavoro di creatività. Per dire che cosa? Che erano plebisciti pro forma, e cioè si sapeva benissimo quale sarebbe stato il risultato. Non c'è stato nessun plebiscito che abbia contraddetto le finalità politiche di coloro che lo avevano organizzato ed indetto. E basta vedere i risultati per rendersene conto. Vedete, in Toscana, qui vedete sia la percentuale che i numeri assoluti. Comunque, in Toscana il 95% praticamente dei votanti si dichiarò favorevole all'annessione con il Piemonte. In Emilia-Romagna addirittura il 99,7%. Ecco, queste percentuali sono così definitive da non risultare credibili. E in effetti abbiamo molte fonti storiche che ci dicono, insomma, un po' come andarono le cose al tempo. I plebisciti si tennero in un'atmosfera che era quasi carnevalesca, delle bande che suonavano per strada, tricolori installati più o meno dappertutto, vino che veniva distribuito gratuitamente a volontà, proprietari terrieri che portavano con sé i propri braccianti, i propri contadini, suggerendo, tra virgolette, suggerendo loro di votare per il sì, per l'unione, cioè di fatto imponendo loro di votare in quel modo. Il voto era palese, era pubblico, c'erano due urne, si metteva la scheda o da una parte o dall'altra, per cui si vedeva benissimo chi votava chi. Ed è chiaro che i contadini, sorvegliati dal proprio datore di lavoro che aveva dato delle indicazioni ben precise, si guardavano bene dal contraddirlo. Inoltre era presente anche la guardia civica ai seggi, che faceva pressione evidentemente. Abbiamo notizie di persone che si erano schierate per la non annessione e vennero fatte arrestare per cosiddetto contegno reazionario, cioè per attività reazionaria. E, insomma, voglio dire, c'era tutto il contesto che creava l'atmosfera e la pressione tale affinché il risultato fosse questo, ma addirittura molti contadini, per capirci, erano analfabeti, per cui vennero loro distribuite delle schede già precompilate con il sì all'annessione. Per cui alla fine non fu una sorpresa per nessuno se vinse il sì all'unione. E le cifre sono queste, sono esorbitanti: 95% in Toscana e quasi il 100% in Emilia-Romagna, cioè sono cifre che in un contesto di regolare democrazia non si verificano mai. È impossibile, perché c'è sempre qualcuno, o per chi sbaglia, o perché qualcuno è bastian contrario, c'è sempre qualcuno che vota come nessuno si aspetterebbe. Lo stesso storico Clark, che vi citavo prima, fa un commento di questo genere, provocatorio ma non del tutto sbagliato. Dice: nemmeno Hitler e Stalin ai loro tempi migliori ottennero risultati così plebiscitari. A dire che cosa? Che il plebiscito, come vi dicevo, era un pro forma, cioè un omaggio alla sovranità popolare, il cui risultato però era già conosciuto a priori. A Nizza e in Savoia vedete che le cose non andarono diversamente in termini numerici. Vedete, in Savoia, perché anche la Savoia e Nizza, per essere ceduta alla Francia, furono sottoposte ad un plebiscito. E in Savoia il 99,8% dei votanti si dichiarò favorevole ad andarsene con la Francia, ma la cosa più clamorosa fu Nizza, perché Nizza era una città di lingua italiana e quindi verosimilmente avrebbe voluto rimanere annesso al Piemonte. Ebbene, nonostante questo, anche a Nizza, coloro che decisero di andare, che accettarono, più che decisero, che accettarono a posteriori di essere annessi alla Francia, furono
furono il 99,3%. Naturalmente cifre di questo tenore suscitarono scalpore in Europa, anche se nessuno si meravigliava degli esiti dei plebisciti. La Gran Bretagna redarguì pesantemente Vittorio Emanuele II per aver ceduto la Savoia alla Francia, perché secondo la Gran Bretagna in questo modo la Francia si sarebbe potenziata troppo. E per cui anche Vittorio Emanuele II dovette sentirsi le sue, politicamente parlando. Ecco, proprio in Gran Bretagna il Times di Londra definiva il plebiscito della Savoia, cito, la più feroce beffa mai perpetrata ai danni del suffragio popolare. L'urna del voto in mano alle stesse autorità che avevano emesso il proclama. Impossibile qualsiasi controllo, continua il Times. Ogni opposizione stroncata con l'intimidazione. Cioè dire che cosa? Come vi dicevo, che si crea tutta un'atmosfera, un clima di pressione, per cui sul momento, essendo il voto pubblico, diventava praticamente impossibile votare contro le intenzioni dei promotori del plebiscito. Ecco, a seguito di questi due plebisciti, pensati e organizzati da Cavour e da Napoleone III nel 60, e la cartina geografica dell'Italia cambia. Vedete qui in sovrimpressione l'estensione in verde di Casa Savoia prima dello scoppio della Seconda Guerra di Indipendenza. Dopo la Seconda Guerra di Indipendenza, cioè dopo questi plebisciti, guardate come cambia la situazione, attenzione. Eccolo qua, vedete che il verde si espande e quindi diverse regioni vengono annesse al Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e Firenze, mentre due regioni, o meglio una città e una regione, Nizza che è questa e la Savoia che è questa, da verde diventano rosse perché vengono cedute alla Francia, ancora oggi sono territorio francese. E così finisce una prima fase della Seconda Guerra di Indipendenza. Una seconda fase invece comincerà poco dopo, sempre nel 60, con la famosa impresa garibaldina dei Mille, ma su questo ci aggiorneremo la volta prossima. Vorrei finire questo intervento con un'altra opera del nostro Francesco Hayez. Ne avevamo già parlato durante la prima guerra di indipendenza. Questa è l'opera più famosa in assoluto del nostro autore, e notoriamente conosciuta con il titolo Il Bacio. Si tratta di uno dei quadri più celebri del romanticismo italiano. Vedete, il simbolo, questo bacio diventa simbolo dell'amore romantico. Vi ricordo che il romanticismo italiano, in termini di storia dell'arte e della letteratura, coincide con l'epopea del Risorgimento. Sono due cose che vanno di pari passo. Ecco, questo quadro, Il Bacio, venne presentato per la prima volta all'Accademia di Brera nel settembre del 59 e quindi pochi mesi dopo l'entrata trionfale, l'8 giugno del 59, di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II a Milano, sotto l'arco della pace, quello che vedete, no, qui sullo sfondo. E diventa questo quadro una sorta di, come dire, di celebrazione dell'esito, tutto sommato positivo, della Seconda Guerra di Indipendenza. Un quadro che avrà così successo da indurre l'autore Hayez a farne anche poi delle versioni successive e una diversa dall'altra. Si può dare una lettura romantica del quadro. Vedete che ovviamente il protagonista della scena è il bacio, no? Un bacio estremamente passionale. La ragazza è arcuata e abbandonata nelle braccia dell'amato, si sta quasi aggrappando, no? Al proprio amato. È una scena che, secondo alcuni storici dell'arte, rappresenta in immagini
il classico melodramma di Giuseppe Verdi, che pure spopolava durante tutta l'epopea risorgimentale. Questo però, a ben vedere, è anche un bacio piuttosto drammatico. È un bacio d'addio. Se notate, la scena è permeata da, come dire, da un forte senso di transitorietà. Come direbbe Eraclito, no? Non è possibile scendere nello stesso fiume due volte. Cioè, il senso del Pantarei. Perché, vedete, il ragazzo, notate la posa del piede, no? Il ragazzo è sull'atto di andarsene, sembra che stesse scendendo gli scalini e che poi l'amata gli sia corso dietro per ottenere un ultimo bacio. No? L'ultimo momento si gira e ancora con il piede sullo scalino gli dà l'ultimo bacio, ma è pronto per partire. È un bacio d'addio probabilmente. Qui, vedete, c'è un pugnale e probabilmente sta partendo per la guerra, forse non ritornerà. Sullo sfondo c'è un'ombra, piuttosto inquietante secondo alcuni, un'ombra che forse vuole accentuare il senso di precarietà dell'intera scena, forse indica la presenza di un altro personaggio, un commilitone che sta aspettando il personaggio qui in primo piano per unirsi a qualche battaglia, chi lo sa. Comunque è un bacio che sembra proprio essere un bacio d'addio. Si può anche dare una lettura politica di quest'opera che ci interessa di più. Possiamo innanzitutto notare che i due amati sono rappresentati in una cornice medievale, senza ombra di dubbio. Come facciamo a dirlo? Beh, intanto il titolo esteso è Il Bacio, episodio della giovinezza, costumi del XIV secolo. Siamo in pieno Medioevo, evidentemente. Ma poi possiamo vedere un abbozzo di bifora, qui in alto a destra. Possiamo vedere un arco, questo qui lo vediamo meglio nelle altre versioni, è un arco acuto e probabilmente anche sembrerebbe un arco plurilobato, tipico del gotico del 1300. Ma poi possiamo vedere anche l'abito dell'amato. Con il cappello e il pugnale tipicamente medievali. Insomma, la scena si svolge nel Medioevo. Non è un caso e non è privo di significato. Perché? Perché spesso Hayez crea delle opere ambientate nel Medioevo, perché il Medioevo era il periodo più utilizzato da Hayez, ma non solo, per esaltare l'identità del popolo italiano. Un'altra grande opera di Hayez sono I Vespri Siciliani, episodio in cui i siciliani si ribellano cacciando gli angioini francesi, no? Il popolo italiano che caccia lo straniero. E ci sono diversi episodi nel Medioevo assurti come simbolo di identità e di orgoglio nazionale. Vespri siciliani, ma non solo. Vespri siciliani che, aperta e chiusa parentesi, vengono anche citati nell'Inno di Mameli, proprio perché erano un topos condiviso nell'Italia risorgimentale. Per cui il riferimento al Medioevo era un riferimento politico abbastanza chiaro per chi era in grado di percepirlo. Identità nazionale cacciata degli stranieri. Come era successo nel Medioevo, vedi la battaglia di Legnano, no, contro Federico Barbarossa, così può succedere anche nel presente. Il messaggio era questo. Il pugnale stesso indica evidentemente, insomma, in qualche modo la volontà di recarsi, di utilizzarlo quantomeno, potrebbe essere utilizzato in battaglia e magari proprio contro gli austriaci. Ma quello che rende più caratteristico questo quadro sono i colori. Vi ricordo che Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano a Milano vittoriosi, no? L'8 giugno del 59. Quella grande vittoria era ascrivibile soprattutto all'esercito francese. E infatti qui il nostro Hayez vuole celebrare la grandiosità della Francia, che aveva contribuito in maniera così significativa alla cacciata degli austriaci. E infatti vedete che i colori dominanti sono quelli del tricolore francese. E abbiamo l'abito azzurro della donna,
Abbiamo sprazzi di bianco, la camicia che sbuffa dagli orli, ma anche i risvolti qui sul gomito, e abbiamo il rosso, la calzamaglia del nostro uomo. Blu, bianco e rosso, che sono evidentemente il tricolore, rappresentano il tricolore francese. Ma attenzione, non è così banale. A ben vedere è presente in nuce, cioè in maniera molto embrionale, anche un altro colore significativo che Hayez abbozza soltanto, che è il verde. La camicia dell'amato è verde, lo vedete qui. Nel colletto bisogna ingrandire un bel po' e lo vedete anche qui verso il polsino. Anche il verde rientra nel significato cromatico del quadro, perché il verde unito al rosso e unito al bianco formano il tricolore italiano. E a questo punto qua, nell'ottica del tricolore italiano, il vestito blu dell'amata potrebbe rappresentare non più il blu di Francia, e non è esattamente blu in effetti, ma l'azzurro dei Savoia. Vi ricordo che il colore ufficiale di casa Savoia era proprio l'azzurro. Riferimento ai Savoia che potrebbe essere anche indicato qui nell'abbraccio. Vedete che le due braccia formano una specie di V. È abbastanza evidente. E quella V potrebbe rimandare, e questo capitava spesso, c'erano dei messaggi cifrati nel Risorgimento che rimandavano al re Vittorio, V di Vittorio, Emanuele II. Per cui ci potrebbe essere un duplice riferimento a casa Savoia, l'azzurro e la V di Vittorio, Emanuele II. Ecco, così considerato, che significato può assumere complessivamente il quadro? Quello di un grande bacio erotico e fecondo. Tra chi? Tra i due grandi protagonisti della guerra, della seconda guerra di indipendenza che era appena conclusa, e cioè un bacio tra Casa Savoia e la Francia di Napoleone III. Un bacio così fecondo da poter essere anche generativo. È un bacio che partorirà un figlio, per così dire. Quale figlio? Quello che già piano piano sta nascendo in nuce, embrionalmente, una sorta di zigote, e cioè il Regno d'Italia, rappresentato molto molto flebilmente, marginalmente, ma pur presente, in questo verde che va a legarsi con il bianco e con il rosso. Quindi un bacio tra la Francia e il Piemonte che piano piano partorisce il primo pezzettino, per così dire, del Regno d'Italia. Nelle versioni successive, vi dicevo che questo quadro avrà molto successo e Hayez ne farà una serie di versioni successive. Nelle versioni successive, la scelta dei colori da parte di Hayez diventa molto più decisa e il significato politico pure diventa molto più manifesto. Diventa così manifesto da confermare anche questa prima interpretazione politica di cui vi ho appena parlato, di questo quadro, della prima versione del bacio del 1859. Vedete, qui abbiamo sulla sinistra la versione del 59, sulla destra la versione del 61. Qual è la differenza? Vedete, l'abito d'azzurro diventa bianco. Parlo della ragazza naturalmente. Nel 61 era nato il Regno d'Italia, 17 marzo 1861. E cosa fece Hayez? Evidentemente volle celebrare la nascita di questo nuovo stato riproponendo una nuova versione del bacio, in cui però emergesse in maniera molto più chiara il riferimento politico al Regno d'Italia, per cui toglie l'azzurro e l'abito diventa bianco, e a questo punto vedete che il bianco, il rosso e il verde molto più marcato del mantello dell'uomo formano il tricolore italiano. C'è un bianco che prima non c'era e c'è un verde che prima non c'era. Si tolgono i riferimenti alla Francia, si esalta il tricolore italiano. Del resto era appena nata l'Italia, 17 marzo 1861. Ma poi ci sarà un'ulteriore versione nel 67. Nel 67
venne conquistata una nuova regione, e cioè il Veneto. E ancora una volta Hayez torna ad esaltare questo senso di italianità che si espande sempre di più. Vedete che la calzamaglia è di un rosso molto acceso, vedete che il verde diventa ancora più evidente, il bianco questa volta diventa un drappo, vedete questo drappo bianco, questo drappo bianco prima non c'era, torno indietro, vedete qui non c'è e non c'era neanche nella prima opera del 59. Qui invece abbiamo il drappo bianco che si coniuga con gli altri due colori a formare la bandiera italiana. Torna però l'azzurro del vestito della ragazza. Questo azzurro nel 1867 non può più spiegarsi con un riferimento alla Francia, che non aveva svolto nessun ruolo praticamente in quegli anni. Può essere spiegato invece con un riferimento di nuovo a Casa Savoia, perché vi ricordo che l'azzurro era il colore ufficiale dei Savoia, come a dire che sotto la guida di Casa Savoia, piano piano, nasceva l'Italia, che da, come dire, embrione. Da questo piccolo sprazzo di verde qui, diventa una nazione adulta e matura, pienamente formata, che però ha una sua testa, Casa Savoia. Ecco, come ben sapete, l'azzurro di Casa Savoia, e qui finiamo, è anche l'azzurro che poi finisce sulla maglietta della nazionale italiana. Se le divise della nazionale italiana sono azzurre e non tricolori, è proprio perché all'inizio del 1900, quando ancora l'Italia era un regno sotto la casa sabauda, si decise di onorare i monarchi, e, come dire, apponendo il colore tradizionale della loro dinastia sulle casacche dei giocatori. Da qui la nazionale italiana che è azzurra. E dal resto, qui finisco davvero, l'azzurro in casa Savoia deriva a sua volta, pensate un po', dal tempo delle crociate. Siamo nel XIV secolo, un membro sabaudo, questo Amedeo VI, si imbarca verso la Terra Santa per le crociate, fa issare una bandiera azzurra con Maria per chiederne la protezione durante il viaggio, poi le cose vanno bene e quell'azzurro poi viene, come dire, introdotto nel simbolo ufficiale dei Savoia. Per cui, storicamente parlando, pensate un po' come le cose si intrecciano tra di loro. L'azzurro che c'è sulla casacca della nazionale italiana deriva da Casa Savoia, che deriva a sua volta dall'azzurro mariano, quella di quel crociato che nel 1300 si recò in Terra Santa. Va bene, ci fermiamo qui, vi ringrazio per l'attenzione, proseguiamo la volta prossima con la seconda parte della guerra di indipendenza, con la seconda parte della seconda guerra di indipendenza, e cioè con l'impresa garibaldina dei Mille. Alla prossima.